Che i fotografi che stanno per spostarsi, quindi grazie mille, buon lavoro a tutte e a tutti voi, anche perché, perfetto, io vorrei fare una cosa un po' diversa, so che, vada via lei, scherzo, so che ci siamo tutti a posto, Giuseppe e Marina di Ravenna, a Marina tutto bene, sì, no. Allora, dicevo, volevo fare una cosa un po' diversa, perché? Perché naturalmente dopo la brutta sconfitta del 4 marzo il clima è un clima anche tra di noi un po' di rassegnazione, un po' di delusione, tanta delusione, un po' di preoccupazione per quello che questo governo sta facendo. Parlaci del babbo! Mi sono preparato mentre venivo su una ventina di foto, poi oggi mi sono messo a lavorare alle cose da dire ed era un disastro perché ogni giorno ne usciva una, ogni momento stavo per dire vabbè dai, Toninelli non dice, Toninelli partiva con il documento, allora che applaudite Toninelli, fermi. Conticini e il babbo. La migliore è quella di Conte, il Presidente del Consiglio che... mi domandavo ma come fa il Presidente del Consiglio a non essere andato al primo Consiglio dei Ministri? Abbiamo scoperto oggi, stava studiando perché c'ha l'esame. Non sto scherzando, c'è una scena, deve fare l'esame, cioè lui, per lui il G7 è il dopolavoro, no? Cioè in effetti cosa fai? Studio per diventare professore, c'ho l'esame di inglese lunedì, ha detto, questa è. Vabbè. E allora cercavi di fermarti, allora ho detto, buono, cerchiamo di metterle in fila. Proviamo a fare una riflessione. Non ci parlare di Conte, parlaci di Conticini. Perché dalle sconfitte ci sono due modi per rialzarsi. La prima è quella di continuare a guardarsi indietro, a piangersi addosso. La seconda è avere il coraggio di imparare dalle sconfitte e di rimettersi in cammino. E io vorrei che il PD facesse questo. Perché altrimenti ci piangiamo solo addosso. Quindi sono 6 mesi che facciamo autoanalisi. Allora, siccome io sono l'unico che si è dimesso, e mi sono dimesso e l'ho fatto perché era giusto, perché ero il segretario, sì, era giusto, buoni, fermi lì, allora, la curva sud non deve partire almeno, siccome io mi sono dimesso perché era giusto così, adesso da iscritto, militante, dirigente e senatore ho il diritto di dire basta con l'autoanalisi, iniziamo a fare l'opposizione a questo governo, facciamoci sentire. E allora, come si fa a fare opposizione? Mica è semplice. Io penso che ci siano tanti temi da toccare, da affrontare. E per me, mi sono domandato quale dovesse essere anche il mio compito, e ho scelto di passare il mese di agosto a casa, a Firenze. Mia moglie era d'accordo, quindi ero tranquillo, siamo rimasti a casa e abbiamo deciso di investire su un progetto educativo. Ah, se abbiamo letto, vuoi fare il commentatore, vuoi fare l'Alberto Angela dei poveri? No, io voglio fare una cosa, magari Alberto Angela è bravissimo. Sì, ora sì. La signora me la sono portata da casa, è mia zia, non quella che vende i sacchetti di plastica, è quella che poi per la storia dei sacchetti di plastica ci hanno attaccato un bottone per 2 mesi per un centesimo. Per i 49 milioni della Lega tutti zitti. Io la roba la raccontare, vabbè. Allora, dicevo, vi proporrei di fare questo percorso. Il mio disegno è quello di dire dobbiamo ripartire dall'educazione e dalla bellezza. Dobbiamo ripartire dall'orgoglio di essere un grande paese. Allora, questa trasmissione televisiva, faccio vedere un trailer di 1 minuto e mezzo, è l'inizio di una scommessa educativa e culturale che poi ci porterà a parlare della Lega e dei 5 Stelle. Facciamo vedere il video del Tondo Doni, Franco.